condizioni veramente indecenti, lasciando la gente attendere fuori per ore, portandoli a restare anche fino a mezzanotte. Quindi un modo di ascoltare e di fare confronto democratico che a mio avviso ha tanto da essere come dire, criticato, davvero tanto. E nonostante ciò, pochissimo di quello che è stato detto è stato recepito negli emendamenti. Qualche emendamento è passato, per esempio il soppressivo che avevamo proposto anche noi e il soppressivo di quello che riguarda l'apprendistato per i ragazzi, per esempio un comma di quell'articolo è stato tolto. Però altri emendamenti, ad esempio c'è passato l'emendamento che riguardava il salvaguardare dall'assunzione di persone legate con parentela ai dirigenti, ed è in realtà la legge, cioè a meno che questi non vogliono scavalcare pure la legge, in realtà era già normata questa cosa. Quindi ci hanno fatto passare emendamenti limitati, minimi, che non vanno ad intaccare minimamente quello che è il pericolo più grande, l'impostazione di questo DDL, che è un'impostazione verticistica, aziendalistica, che è un'impostazione di un governo che non vuole spendere sulla scuola pubblica, ma la getta in mano ai privati con tutto quello che ne consegue. Allora, noi stiamo combattendo questo e vedo con molto piacere che il mondo della scuola è sveglio, sta attenzionando, molte manifestazioni sono già state fatte contro questa deriva antidemocratica, perché guardate, è un DDL che viene a togliere la scuola pubblica e l'aspetto democratico, l'aspetto più libero di una scuola pubblica. In realtà il dirigente il ruolo già ce l'ha, il dirigente dovrebbe avere un ruolo amministrativo e organizzativo ben chiaro e riconosciuto. I docenti sono la parte tecnica, hanno un ruolo tecnico nelle scuole, e l'aspetto di tutta la gestione politica spetta al collegio docente, non può essere diversamente da così. Noi non possiamo tollerare che la scuola pubblica assuma delle partenze e degli aspetti simili a quella privata, tra l'altro sovvenzionando con i contributi a chi iscrive il figlio in scuole private, facendogli le detrazioni, quindi sono dei contributi indiretti, ma sono dei contributi alle scuole private quando non si dà il necessario alla scuola pubblica. Allora io posso capire che si aiutano le scuole private, ma quando manteniamo l'eccellenza della scuola pubblica? L'Italia investe sulla scuola pubblica intorno al 3%, tutti i paesi d'Europa investono dal 5, 6 e anche il 9% nella scuola. Quindi Renzi di che cosa parla? Perché non ci può venire a vendere una riforma non finanziata, è fuffa, è gravissimo, ed è gravissimo il non ascolto, come vi dicevo, perché il non ascolto è ancora presente al Senato. Queste audizioni che noi abbiamo chiesto di spostarle le hanno volute fare assolutamente di corsa mercoledì e giovedì. Sapete perché? Perché si devono vendere nella campagna elettorale che stanno ascoltando. Gravissima. Allora noi abbiamo una data molto importante, il 31 maggio. È una data fondamentale. Loro hanno, Renzi ha voluto cambiare la data modificando la Costituzione e creando un pericolo, perché cambiare la Costituzione per cambiare questa data apre a poter fare altri cambiamenti sulle questioni elettorali indiscriminati, gravissimi. Allora noi gli ribalteremo questa data, perché il mondo della scuola è sveglio, come dicevo prima, hanno già fatto tante
attenzione nel mondo della scuola, probabilmente sarà presente con noi in Cosimato, abbiamo chiesto la sala a Dani Spagnoli e lui sarebbe un momento di incontro fortissimo dove decideremo una strategia comune tra tutti, perché qua bisogna unire le forze. E contemporaneamente giovedì in tutte le piazze d'Italia alle ore 19 ci sarà un flash mob bellissimo che hanno organizzato un libro, il vostro libro preferito sul cuore, è un segno rosso di amore per la scuola pubblica e per quello che ha sempre, è quello che è sempre stato per noi, perché io lavoro nella scuola pubblica, io sono un'insegnante di scuola elementare, io non posso vedere questa riforma che mi passa mentre sto all'interno di quei palazzi, dove allora c'è questo flash mob in tutte le piazze d'Italia, so che Catania lo farà in piazza dell'università, quindi vi invito ad attenzionare, a partecipare, a diffondere, facciamo in modo che veramente il 31 maggio sia un segnale forte di una popolazione unita che rifiuta questo attacco alla democrazia, cominciando dalla scuola, ma c'è già in tutti gli altri aspetti, c'è nello sblocca Italia, c'è nella riforma Senato, c'è nella legge elettorale che si sono voluti al loro uso e consumo, c'è in tutto quello che questo governo sta proponendo e che non risponde assolutamente ai bisogni reali dei cittadini. Allora io vi invito veramente a partecipare e a continuare a stare vigili accanto a noi, perché noi siamo in quei palazzi, ma se la società civile non si unisce, non fa sentire la sua forza, perché noi siamo un popolo sovrano, dobbiamo dimostrarlo e noi insieme lavoreremo al Senato. Certamente abbiamo attenzionato anche Marcucci, che non ha tenuto presente nessuna delle nostre proposte per le audizioni di mercoledì e giovedì, né pedagogisti né associazioni per l'immigrazione, quando gli immigrati sono quelli che affollano le nostre scuole e abbiamo bisogno di confrontarci con loro, con la pedagogia, l'Italia aveva un'alta pedagogia. E poi chiudo e vi dico, davvero continueranno le colleghe che sono bravissime, Nunzia, che io ringrazio particolarmente, perché il reddito di cittadinanza è un valore enorme e lo abbiamo, grazie a lui. Del Sud, ma di tutte le realtà che lei conosce e ci ha attenzionato con forza a questo problema. Bene, chiudo dicendo che in quel disegno di legge restano 8 deleghe, tra cui la delega per il testo unico e la delega per lo 0-6 anni. Questi non solo non vogliono udire i pedagogisti, ma addirittura rischiano di distruggere il ben fatto nella scuola dell'infanzia, che era un'eccellenza dell'Italia. Grazie. Buonasera a tutti, anche io vi do il benvenuto, sono Giulia Grillo e sono alla Camera. Io passo immediatamente la parola a Maria Marzana, perché sinceramente a noi interessa soprattutto dare la possibilità a voi di parlare e poterci confrontare. Quindi Maria vi farà una panoramica veloce di quello che abbiamo fatto, delle nostre proposte, e poi la parola passerà subito a voi. Grazie. Salve a tutti e grazie per essere oggi qui, e ringrazio particolarmente coloro che si sono spesi per l'organizzazione di questo evento, e quindi in particolare Giulia e Nunzia. Allora, prima di entrare nel merito delle nostre proposte, perché non è vero che noi contestiamo, noi critichiamo, noi offriamo delle ottime alternative che tra l'altro sono condivise, sono frutto di lavoro assieme agli addetti ai lavori, assieme ai cittadini, è da 2 anni che non ci occupiamo di scuola, non come Renzi che se ne è ricordato ora ultimamente perché siamo in tempi, come si diceva prima, di campagna elettorale. La premessa, allora, questa riforma sulla scuola del governo si rivela una grandissima presa in giro, come già abbiamo avuto modo di sentire, ma entro nel mento una presa in giro nei confronti di noi che siamo dei
istituzioni, di noi parlamentari che dovremmo contribuire attivamente al miglioramento, alla modifica di questo provvedimento. E invece questo ci è stato negato, questo diritto, il mandato che ci è stato dato dai cittadini, noi non abbiamo potuto esercitarlo. Perché? Perché hanno collegato questo disegno di legge alla manovra finanziaria e questo ha fatto sì che fosse posta la ghigliottina su tutto, sui tempi di discussione, sul numero degli emendamenti che si potevano discutere. Questo, tra l'altro, viene da un partito che si definisce democratico, ma che ormai di democratico ha solo il nome, evidentemente, perché per il resto va in tutt'altra direzione. E poi vi devo dire un'altra cosa che devo dire mi fa ancora più male, perché la sento come cittadina, oltre che come portavoce alla Camera. È una presa in giro nei confronti di tutti i cittadini, in particolare del mondo della scuola, che ha anche fornito dei contributi attraverso quella famosa consultazione. Perché è una presa in giro? Perché i contenuti di questa riforma sono gli stessi che sono contenuti in dei documenti che sono stati elaborati da una fondazione che ha strettissimi collegamenti con Confindustria e con le banche. Quindi Renzi è un burattino manovrato da questi poteri forti. Stiamo realizzando non la nostra riforma, ma la loro, quella che favorisce quindi i grandi poteri, le multinazionali, le grandi aziende, e non quella che forma il cittadino consapevole, critico e capace di affrontare le sfide che pone la società. Come l'hanno presentata, come l'hanno adornata questa riforma? Attraverso il concetto dell'autonomia. Ma che cos'è l'autonomia se non la possibilità per gli istituti di poter organizzare, di potersi organizzare in modo da rispondere meglio alle esigenze dell'utenza in termini di orari di apertura, in termini di giorni di apertura, in termini didattici, quindi collegando di più l'offerta al territorio? E invece no, loro hanno tutt'altro concetto di autonomia, anche perché l'autonomia è già possibile, c'è una legge che lo permette dagli anni 2000. Che cosa ha impedito a questa legge di essere applicata? I soldi. Sono mancati i soldi, perché da quel momento sono stati effettuati solo danni. Ma loro hanno un concetto molto strano di autonomia, come quello della consultazione. Hanno un concetto tutto loro. Perché? Perché per loro l'autonomia vuol dire attribuire tutti i poteri al dirigente, quindi il dirigente deciderà su chi lavorerà nella propria scuola, chi merita di essere premiato, deciderà perfino sulla didattica, mandando al macero tanti anni e perfino i principi costituzionali che sanciscono la libertà di insegnamento e anni che hanno fatto della scuola italiana una scuola di qualità grazie alla collegialità, quindi al lavoro condiviso. Quindi questa riforma non corrisponde assolutamente al mettere in atto il modello dell'autonomia, ma per noi mette in atto un modello verticistico, il dirigente presidenziale, siamo in una democrazia parlamentare, però di fatto il Presidente del Consiglio ha un potere abnorme. Bene, stanno riportando questo modello qui di autoreferenzialità, di discrezionalità, di potere di una singola persona, di nominati nella scuola. Quindi quello che sta accadendo, come si diceva prima, è molto molto grave. Per non parlare del fatto che si stanno inasprendo le disuguaglianze tra precari. Non è eliminato il precariato, si eliminano i precari, tutto con l'obiettivo di ottimizzare, di contenere la spesa, perché per questo Stato, per questo governo, l'istruzione pubblica statale è una spesa e non un ambito su cui
emendamenti, di modifiche a questo disegno di legge, oltre naturalmente a richiederne il ritiro. Non abbiamo richiesto lo stralcio delle assunzioni, abbiamo richiesto tante cose, alcune di queste cose sono proprio queste. Abbiamo cominciato dalla sicurezza, abbiamo proposto degli emendamenti per incrementare gli investimenti nella sicurezza delle scuole, quindi per la ristrutturazione, per l'ammodernamento, per l'efficientamento energetico, e tutte queste proposte corrispondono a degli atti concreti. Ci sono delle proposte di legge depositate, emendamenti depositati, e in particolare chiediamo un piano pluriennale di investimenti, circa 600 milioni. Chiediamo poi, per assicurare la continuità didattica e insegnanti competenti, nel senso che conoscono veramente bene la loro materia, nonché anche possiedono tutte le competenze che riguardano l'educazione, chiediamo un piano pluriennale di assunzioni che comprende tutti i precari abilitati. Quindi da una parte miglioriamo l'offerta formativa, dall'altra tuteliamo i diritti acquisiti. A proposito, non so se qui c'è qualche insegnante della seconda fascia istituto. Comunque, Renzi si è scordato di decine di migliaia di precari che ogni anno assicurano il funzionamento delle scuole, e ho scoperto anche il perché. Perché quella famosa fondazione di cui parlavo prima, se non vi ho detto il nome ve lo dico adesso, poi consultate il sito e vedete veramente come tutti i contenuti corrispondono, si chiama 3L. Questa fondazione sconosce l'esistenza della seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Ecco perché Renzi non ne ha fatto completamente menzione, parla solamente dei precari delle graduatorie di esaurimento, quando l'unica differenza è che sono cambiati semplicemente percorsi formativi e siamo in periodi storici diversi, ma di fatto stiamo parlando di diritti acquisiti della stessa categoria, e quindi si va a trasgredire il terzo principio costituzionale, quello dell'uguaglianza. Infatti saranno sommersi dai corsi, e questa fondazione infatti fa riferimento ai docenti presenti nelle graduatorie di esaurimento, li calcola in circa 420.000, e poi passa alla terza fascia, i non abilitati. Quindi sono anche incompetenti, oltre che avere un disegno assolutamente deleterio per la nostra scuola. Andiamo avanti, sì, e finiamo. Aumentare i finanziamenti pubblici alla scuola statale e diminuire invece i finanziamenti da parte delle famiglie, perché oggi quei famosi contributi volontari sono diventati il pilastro su cui si fonda il funzionamento della scuola pubblica statale, e questo in uno Stato democratico e civile non può essere permesso. Lo Stato deve occuparsi dell'educazione e dell'istruzione dei suoi cittadini. Vogliamo diminuire il numero degli alunni per classe, perché si assicura l'incolumità dei ragazzi, la sicurezza,